Ciao a tutti e ben ritrovati qui a casa mia, nella mia cucinetta piccoletta piccoletta, dove si cucinano cose tranquille, normali, con prodotti. Io lo so che rompo i coglioni con questa storia, però io la devo ripetere sempre, anche per i nuovi. Prodotti che trovate in tutti i supermercati, ricette facili per tutti, nuove idee, presentazioni discrete, facciamo in una maniera più carina possibile. Spero che tutti quanti rimangano contenti fino adesso. Nessuno ha storto la faccia, andiamo avanti così. Un'altra ricetta che valorizza il petto di pollo. Io sono fissato per il petto di pollo. Tutti lo scansano e non lo considerano. Io vado lì e ci faccio delle ricette della Madonna. Allora, iniziamo con lo sbattere. Bella martellata al petto di pollo per rompere le fibre all'interno e verrà più succoso e tenero una volta cotto. Una volta battuti, i petti di pollo si presenteranno più sottili e meno cicciottelli. Saliamo bene, impepiamo, bello, oleiamo. Per quanto riguarda l'olio, io lo dico sempre, se si usa un olio buono avrete un certo risultato, se usate un olio medio, il risultato sarà medio. Mettiamo anche un pochino di timo, che ci sta benissimo. Infine la scorza di un limone non trattato è sempre meglio. Adesso mescoliamo bene tutti i sapori, agitiamolo bene, lo impaniamo per bene con limone, timo e tutto quanto, e poi lo lasciamo un po' riposare qui. Io dico sempre di cucinare la carne a temperatura ambiente, quindi non prendetela dal frigo e poi la cucinate subito. Adesso vi risparmio ovviamente tutto il processo del taglio della zucchina, eccetera. Mettiamo un cucchiaio di olio extravergine in padella calda, ci buttiamo le nostre zucchine tagliate a rondelle, ecco qui. Un po' di sale, eccolo qua. Anche qui ci butto una spruzzata di pepe. Un paio di minuti le andiamo a girare. Quando sono belle dorate, guardate qual è il bel colore. Una volta girate tutte quante, andiamo a mettere la nostra cipolla tagliata sottile. Ah, così, facile facile. Il tocco in più, il limoncello. Insaporiamo con il limoncello, sentirete che odore che verrà fuori da questa cremina deliziosa. Lasciamo evaporare la parte alcolica, altrimenti ci stiamo royali tutti quanti. Evaporata la parte alcolica, si va di crema. Così. Si fa tirare bene, si fa insaporire bene. Un po' di sale, peperoncino fresco, vai, primo dei semi, così non risulterà piccantissimo, si sentirà soltanto il buono del peperoncino. Adesso foglioline di basilico, così, tagliato grossolano, non c'è bisogno di fare la polvere. Io la polvere la odio. Spruzzata di parmigiano grana. Madonna. Adesso si lascia così, non deve essere molto tirato, si lascia liquidino e si mette a parte a riposare. Adesso padella rovente, petti di pollo dentro. Così. Non si toccano mai, si lasciano così. Cucinare bene bene bene, quindi 3-4 minuti per lato e ci siamo. Passati 4 minuti si va a girare e guardate qua che bel colore, guardate qua che colore c'è. Allora ci siamo, eccoci qua, bello succosissimo, succosissimo. Una volta mangiato questo io sfido chiunque a dire che il petto di pollo, come in altri casi ho fatto petto di pollo, è un pezzo di carne stoppaccioso che rimane in gola. Mannaggia, mannaggia, siete simpatici.
Adesso lo andiamo a tagliare. Allora, eccolo qui, lo andiamo a tagliare a fettine, che al piatto era più carino. Guardate quanto succo sta tira fuori, mamma mia. Andiamo in un piatto, insomma, bellino, carino, che faccia figura, così, mamma mia. Lo apriamo leggermente per fare spazio in maniera tale che la salsa entri dentro. Poi passiamo alle nostre zucchine, la nostra salsa di zucchine e limoncello. Andiamo un po' a sistemare nella maniera più idonea possibile, più carina, più elegante, più ordinata. Più che elegante e ordinata, perché a noi dell'eleganza ce ne può fregare di meno. Ah, eccolo qua. E adesso ragazzi miei, osservate la goduria. Mamma mia. La salsa deve essere il giusto, non dovete fare la zuppa, non dovete esagerare. Questa è la dose esatta. Do una spruzzatina di prezzemolo perché ci sta tutto. Il piatto per me è pronto. Eccoci qua, anche oggi è andata, anche oggi sono felice perché anche oggi abbiamo fatto un piatto con 3 euro. Eccolo qua, zucchina, limoncello, petto di pollo, un piatto che presentate ai vostri commensali saranno felicissimi di mangiarlo. Se ve lo presentano in un ristorante, minimo pagate 12-15 euro. Ragazzi miei, questo è il consiglio di Simone. Il petto di pollo è un gran pezzo di carne. Stavo ad aspettare un gran pezzo di... condividete il più possibile, spargete la voce, mi fate un favore enorme. Grazie mille come sempre, ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacione da Simone.